Ben ritrovati amici di Android.net. Per anni ormai Xiaomi ci ha abituati che con la sua gamma Redmi è sempre riuscita a coprire con dei best buy praticamente la fascia bassa e medio bassa del mercato e sembrava non avere rivali. Eppure quest'anno con i suoi Redmi 6, 6A e 6 Pro sembra aver fatto un'involuzione rispetto alla gamma Redmi 5 e in questo video vi spiego il perché. Partendo dal design, Redmi 6 e 6A condividono praticamente la stessa scocca, se non per il fatto che il 6 ha lettore di impronte che funziona bene e due fotocamere sul retro, per cui il LED per il flash è fuori dall'oblò nero. E il fatto che sono praticamente uguali implica che entrambi sono veramente molto cheap come costruzione, sembrano un po' dei giocattoli, molto plasticosi e leggeri. Redmi 6 Pro invece è essenzialmente la versione cinese del Mi A2 Lite che abbiamo recensito la scorsa settimana ed è sicuramente più premium con la scocca in metallo sul retro e un peso maggiore che gli conferisce più solidità in mano. Ma a parte le fotocamere messe in verticale e lo speaker sul fondo invece che sul retro, la disposizione degli elementi è molto molto simile agli altri due. E una cosa condivisa tra tutti e tre e che davvero non avrei voluto vedere è il connettore sul fondo, ancora micro USB nel 2018. Vabbè, a livello di display il Redmi 6 e 6A hanno lo stesso pannello IPS 5,45 pollici 720p in 18 noni che ovviamente ha grossi compromessi, colori slavati, luminosità massima non elevatissima e neri veramente poco profondi. Su 6 Pro invece il display è un IPS da 5,84 pollici 1080p in 19 noni con un notch non particolarmente grande in alto, ma anche qui i colori sono un po' slavati e coi neri non ci siamo. Il problema principale di tutti e tre è però nel software, dove la luminosità automatica si tiene sempre un po' troppo bassa, soprattutto sul 6A e sul 6 Pro. Software che su tutti e tre è al momento MIUI 9, ma che passerà a MIUI 10. La differenza è che con il 6 e il 6A sono versioni globali, con la ROM e l'italiano ufficiale, mentre il 6 Pro è solo in versione cinese, dato che la variante globale sarebbe il MIUI 2 Lite. E non mi soffermo molto sul lato software, MIUI è una personalizzazione di Android completissima e con un ecosistema particolare e varie funzioni molto interessanti, ma per approfondire a riguardo vi rimando al mio video guida completo su MIUI. L'unico appunto importante è per il Redmi 6 Pro, che sì, non ha la versione globale, ma c'è la Xiaomi.eu se si vuole l'italiano. Il vero problema è che MIUI ancora non è adatta agli smartphone con notch, per cui non si vedono affatto le notifiche sulla barra di stato. E contando che il suo gemello globale Mi A2 Lite le notifiche le visualizza e c'è Android One ottimizzato meglio e con l'italiano di default, beh, questo 6 Pro perde un po' di senso. Lato hardware troviamo il punto debole di Redmi 6 e 6A, con cui anche in questa versione globale Xiaomi ha abbandonato la barca Snapdragon abbracciando due processori MediaTek. Sul 6A c'è un Helio A22, un quad core parecchio scarso, accompagnato da 2 o 3 GB di RAM e rispettivamente 16 o 32 GB di memoria. Sul 6 troviamo invece un Helio P22, octa-core già più decente, ma non particolarmente di rilievo rispetto ad esempio a uno Snapdragon 625. Mentre per la RAM ci sono 3 o 4 GB con rispettivamente 32 o 64 GB di memoria. Ed entrambi comunque sono dual SIM e anche espandibili con micro SD contemporaneamente. Ma un problema di entrambi è che hanno il Wi-Fi N monoband e dunque niente supporto alle reti a 5 GHz. Sul 6 Pro invece la situazione è di certo più rosea, con lo Snapdragon 625, 3 o 4 GB di RAM con rispettivamente 32 o 64 GB di memoria, espandibili anche qui oltre ad avere anche qui due slot per le nano SIM, ma qui senza la banda 20 del 4G che invece c'è sugli altri due in versione globale. In compenso però sul 6 Pro c'è il Wi-Fi dual band e anche il trasmettitore di infrarossi, che male non fa. E lato prestazioni questo hardware, beh, si fa sentire, specialmente sul 6A che senza girarci troppo intorno lagga tanto. A volte anche solo per aprire un'app bisogna aspettare 2 secondi pieni e le app rimangono in background per pochissimo, l'esperienza non è per nulla reattiva. Insomma, quando si parla di fascia bassa, risparmiare anche qualche decina di euro vuol dire un'esperienza decisamente peggiore.
Su Redmi 6 invece tutto più è usabile, ma anche qui non aspettatevi chissà che. Il processore MediaTek purtroppo a volte si impunta un po' e anche qui si ritrovano non così raramente dei rallentamenti abbastanza vistosi. Discorso diverso invece per il Redmi 6 Pro, che costa di più, è più premium e si vede. Come già visto su Mi A2 Lite, l'esperienza, a parte rare incertezze, è di buon livello, con un'esperienza d'uso fluida in ogni situazione, dall'uso generico ai giochi. Certo, i tempi di caricamento non sono fulminei come su un top di gamma, ma per il prezzo che ha va più che bene. In quanto ad audio, come abbiamo visto, abbiamo lo stesso speaker sul retro per i Redmi 6 e 6A, mentre sul fondo per il 6 Pro, che comunque è mono. I primi due hanno un volume inferiore e un suono un po' meno ricco, ma hanno il vantaggio che quando si tiene lo smartphone in orizzontale si fa un po' da cassa di risonanza con la mano, mentre il Pro ha un volume un po' più elevato e una sonorità più ricca, anche se comunque non aspettatevi chissà che, ma è facile coprirlo con la mano usando lo smartphone in orizzontale. Ma parliamo di fotografia, che spesso è un tasto dolente quando si parla di fascia bassa. Il 6A ha sul retro una fotocamera da 13 megapixel f2.2 e sul fronte 5 megapixel sempre f2.2. Il Redmi 6 e il 6 Pro invece sul retro hanno una doppia fotocamera da 12 e 5 megapixel, sempre f2.2 entrambe, ma sul fronte anche su questi solamente 5 megapixel. I risultati però, devo dirlo, mi hanno sorpreso decisamente in positivo, soprattutto per il 6 e il 6A. In generale il 6 Pro riesce a catturare leggermente più dettagli e avere colori più naturali, ma il 6 e anche il 6A a volte gli sono pari o addirittura sembrano leggermente migliori di giorno. Con poca luce o di notte invece il 6 Pro riesce a fare di più, con il 6 e 6A che hanno veramente molto rumore, ma in generale, visto che parliamo di smartphone da meno di 150 euro, sono comunque impressionanti. Soprattutto perché, parlando di selfie, il 6 e il 6A sono migliori del 6 Pro. Il sensore ha un angolo di cattura maggiore e i dettagli catturati sono maggiori anche questi, con anche colori più brillanti. E infine parliamo di batteria. Con 3000 mAh sul Redmi 6 e 6A e ben 4000 mAh sul 6 Pro. E beh, i risultati sono buoni su tutti e tre. Sul 6 e 6A sono riuscito praticamente sempre a fare 2 giorni d'uso con 4-5 ore di schermo, ma ho notato un consumo in standby parecchio elevato che quindi, anche se non lo usate tanto, rende difficile farci più di 2 giorni. Il 6 Pro invece ha meno consumo in standby ed è facile arrivare anche qui a 2 giorni pieni con un uso medio intenso e più di 5 ore e mezza di schermo, mentre con un uso molto blando ci ho fatto anche 3 giorni senza problemi. Il lato negativo è che nessuno dei tre ha la quick charge con l'alimentatore in confezione, perlomeno, quindi la ricarica completa richiede più di 2 ore. Ok, questo è tutto sulla gamma Xiaomi Redmi 6, con il 6 e il 6A che ci sono in versione globale, però purtroppo con processore MediaTek che gli tarpa un po' le ali, mentre il Redmi 6 Pro che è solo in versione cinese e il fratello gemello Mi A2 Lite è molto più appetibile secondo me per il discorso notifiche e per il discorso Android One. Anche perché, parlando di prezzi, partiamo da circa 130 euro per il Redmi 6A, 150 euro per il Redmi 6 e 170 euro per il Redmi 6 Pro, tutti e tre su grossoshop.net, che ringraziamo come al solito per averci mandato questi tre sample. E alla fine la considerazione che ho fatto è che con circa 120 euro si può avere il Redmi 5 che ha lo Snapdragon 450, mentre con 170 euro si possono avere sia il Redmi 5 Plus per chi ama MIUI, sia il Mi A2 Lite che alla fine è un ottimo prodotto per chi vuole semplicemente una cosa con un buon rapporto qualità-prezzo. E comunque, aggiungendo 30 euro, arrivando a 200 euro, si può avere anche il Redmi Note 5 che è veramente un campione di rapporto qualità-prezzo. Considerando tutto questo, come ho detto inizio video, questa gamma Redmi 6 secondo me è stata veramente un'involuzione rispetto al Redmi 5 e 5 Plus e dunque mi viene veramente difficile consigliarvela. Bene, per questa tripla recensione direi che è tutto. Se vi è piaciuta potete lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi tutti i nostri prossimi video. A parte questo, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa mossa portata avanti da Xiaomi, voglio sapere la vostra opinione. E a parte tutto,
Noi ci vediamo come sempre a un prossimo video, un saluto da Alberto per tuttoandroid.net.